Un saluto a tutti gli amici di tuttandroid.net, siamo ancora allo stand di Acer all'IFA 2014. Vi vogliamo mostrare una cosa molto interessante che abbiamo scoperto tra l'altro per puro caso, che è Acer Extend. Io ho il mio bellissimo Acer Liquid Jade su cui posso navigare, fare, cosare, eccetera, eccetera, ma dopodiché posso prendere, lasciarlo giù, prendere il mio bellissimo computer e a questo punto gestirmi il dispositivo da computer. Come vedete, adesso c'è qualche problema di prestazioni, eccolo qui, ma come vedete sto usando lo smartphone. Adesso, se riesci Matteo, fai vedere, ecco, da questa prospettiva si vede benissimo che io posso usare lo smartphone e mi cambia sul PC, ma viceversa, uso il PC e cambia lo smartphone. Per cui una tecnologia assolutamente interessante che permette ad esempio di scrivere messaggi direttamente dalla tastiera del computer. Vediamo, ciao a tutti i lettori di tutto android.net. come vedete, io sto scrivendo sul computer ma viene riportato anche qua sullo smartphone, per cui una tecnologia veramente interessante, disponibile a quanto pare per il momento solo per Windows, per utilizzare il proprio smartphone direttamente dal proprio computer e quindi gestire chiamate, sms, ma anche applicazioni, notifiche, piuttosto che si può anche copiare, ad esempio io qua copio queste cose qui, è un po'... Per adesso c'è qualche problema. Come vedete, prendo, tiro giù, a questo punto copio, apriamo, apriamo il nostro blocco note e possiamo incollare direttamente sul blocco note di Windows, per cui è possibile gestire tranquillamente tutti quanti i nostri appunti e le nostre cose. Tra l'altro è possibile sia utilizzare il cavo USB, come vedete qui, il cavo adesso va indietro e è poi attaccato qua, ma è possibile anche utilizzare il wifi in maniera tale che io possa ad esempio lasciare il mio telefono in un'altra stanza ma continuare a gestirlo dal mio portatile. Una cosa veramente molto utile, e tra l'altro come vedete adesso abbiamo spento lo schermo e si è spento anche sul PC, adesso lo sblocchiamo. Una cosa molto utile che può aiutare effettivamente a gestire meglio il proprio smartphone e il proprio PC. Un'idea che troviamo geniale e che speriamo che venga poi riportata anche per altri produttori e non solo per gli smartphone Acer, magari da qualche sviluppatore indipendente. Per il momento chiudiamo qui e vi salutiamo da Riccardo per tuttandroid.net.